Bentrovati all'appuntamento con Dentro il Consiglio, il nostro settimanale che ci porta all'interno del Consiglio regionale della Toscana. Tre temi come il nostro solito, due riguardano dei bilanci, uno riguarda la mostra. Allora andiamo subito a vedere il nostro sommario. Il primo argomento che affrontiamo è il sottosegretario alla presidenza della Giunta che non graverà sul bilancio, lo prevede la proposta di legge approvata a maggioranza dal Consiglio regionale. E poi facciamo un focus sul bilancio di metà mandato per quanto riguarda la Giunta regionale della Toscana, guidata da Eugenio Giani, e poi parleremo dell'arte, un omaggio all'arte di Franco Bulletti a 5 anni dalla scomparsa. Il primo tema quindi ci porta all'interno del Consiglio regionale, dove è stata approvata a maggioranza la proposta di legge sulle strutture di supporto agli organi di governo, che definisce che i costi relativi all'introduzione della nuova figura del sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale, dell'ampliamento dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale con la nomina di 2 segretari questori non graveranno sul bilancio regionale. Su questo atto Italia Viva ha deciso di non partecipare al voto. La nuova figura del sottosegretario alla presidenza della Regione Toscana, istituita con modifica statutaria, non graverà, come detto, sul bilancio. I costi saranno assorbiti rideterminando quelle che sono le indennità e i rimborsi delle spese. Si tratta di un percorso di lungo periodo che nasce da una volontà che era maturata in maniera molto chiara da parte del Presidente della Giunta regionale di affiancarsi un sottosegretario alla presidenza della Giunta scelto tra i consiglieri regionali, che lo coadiuvasse nell'esercizio delle funzioni collegate al suo mandato. La riforma dello Statuto era stata effettuata lo scorso anno dal Consiglio regionale, ma servivano le leggi di attuazione per consentire operatività a questa figura. Ieri il Consiglio regionale in via definitiva quindi ha dato operatività alla figura del sottosegretario, dotandola di uno staff operativo di segreteria, fornendo tutte le strutture che sono funzionali all'esercizio delle sue funzioni. Mi piace però sottolineare come in questo passaggio normativo ci sia stato anche il rispetto di quanto il Consiglio regionale aveva voluto, cioè che l'istituzione della figura del sottosegretario avvenisse senza un aumento dei costi della politica. Infatti si è stabilito che l'inserimento nel contesto degli assetti della Giunta regionale della figura del sottosegretario avvenga con una corrispondente riduzione delle indennità degli assessori, in modo tale che ci sia un'invarianza nei costi finali. La stessa cosa vale per i segretari questori, che vengono quindi inseriti all'interno dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale senza aumento di costi per la politica, perché gli altri membri dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale vedranno una corrispondente riduzione delle loro indennità per fare spazio ai segretari questori. Noi siamo convinti che la dotazione di 8 assessori, 41 consiglieri e 5 persone in ufficio presidenza sia ampiamente sufficiente per svolgere le funzioni sia di carattere politico che di carattere di rappresentanza che di carattere amministrativo, e come tali siamo stati coerenti in una battaglia che non vuol dire venir meno a un impegno di maggioranza, ma vuol dire, come Italia Viva, essere coerenti fino in fondo con gli impegni che noi abbiamo preso con i cittadini al momento in cui siamo stati eletti. Quello che però troviamo inaccettabile è che in un momento storico come questo, e soprattutto in una fase dove nel Consiglio regionale lamentiamo la carenza di dipendenti e personale per attività come Artea, ARPA, quindi per tutti gli organismi che sono davvero di servizio e di supporto alle attività amministrative, spendere 500.000 di euro per dare un appannaggio, un supporto a delle figure che sono eminentemente politiche. Mi viene da dire che il sottosegretario ha lo stesso appannaggio di personale di un assessore, quel non assessore che con tanta energia Eugenio Giani ha cercato all'epoca per i suoi equilibri interni della maggioranza. Per noi è utile. Lo era a inizio della legislatura, quando nel 2020 Eugenio Giani annunciò per la prima volta la necessità di istituire questa figura. Tante regioni guidate dal centrodestra già la prevedono. Per noi è utile una figura, ovviamente a costo zero, tant'è che abbiamo vigilato e modificato il primo tentativo di scegliere un sottosegretario esterno al Consiglio regionale.
lo stesso scelto all'interno del Consiglio regionale, quindi senza costi aggiuntivi per i cittadini, che ci sia una figura che faccia da raccordo politico tra la Giunta e il territorio, cioè assolutamente per noi è utile. Siamo favorevoli, abbiamo votato convintamente a favore dell'istituzione del sottosegretario, perché in questi 2 anni e mezzo di mandato abbiamo denunciato più volte l'assenza del Presidente, l'assenza di tutta la Giunta regionale nei rapporti anche con il Consiglio, nelle varie commissioni, nella presentazione di proposte di legge, quando parlavamo di bilancio, di ambiente, di lavoro, di sanità, e quindi riteniamo che la figura del sottosegretario, auspicando che questa nomina avvenga, ripetendo che è a costo zero, quindi a invarianza di costi per la politica, venga nominato un consigliere regionale che possa garantire maggioranza, che comunque ha anche delle corsie preferenziali, dei rapporti preferenziali con la Giunta, ma soprattutto l'opposizione nel capire, purtroppo ancora oggi su tantissime materie non l'abbiamo capito, quali siano le strategie del Presidente e della Giunta regionale su una serie di tematiche che ci troveremo ad affrontare a breve, come per esempio il piano dei rifiuti, il piano dell'aria, il piano dell'acqua e anche tutto il tema sanità, che a noi ci sta molto al cuore. Spesso si parla anche di mancanza di risorse in tema di bilancio, ecco, noi vorremmo avere una figura all'interno del Consiglio regionale con cui rapportarci quotidianamente per avere una serie di risposte che molto spesso mancano da parte della Giunta. Numeri, dati, tabelle sugli esiti dell'attività amministrativa e di governo è la relazione della prima metà del mandato della Giunta regionale della Toscana guidata da Eugenio Giani. È stata presentata con un evento a Firenze lunedì 20 marzo al Teatro del Cinema, la compagnia alla presenza degli assessori e dei sindaci. Eugenio Giani con appunto gli assessori hanno fatto il punto sulle sfide, sui traguardi e sui progetti in corso. Noi ascoltiamo quelli che sono i commenti, a partire dal Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Un lavoro di squadra, un lavoro comune che nasce dalla Giunta. Ringrazio il Presidente Giani, ringrazio tutti gli assessori per il lavoro portato avanti in questi anni. Sono stati anni difficili, siamo partiti con il secondo lockdown, poi purtroppo la drammatica guerra che tocca i nostri cuori in Ucraina, e sono stati anni di programmazione, penso ai fondi strutturali, alla necessità di intercettare risorse per le cittadine e i cittadini della Toscana. E i primi risultati iniziano a vedersi, penso la necessità di offrire a tutti la possibilità di avere un nido gratuito, piuttosto che gli indirizzi messi in campo con gli stati generali della salute per ridurre le liste d'attesa, per costruire una sanità migliore e più vicina ai cittadini. L'obiettivo che ci siamo dati è uno: offrire a tutti i bimbi che nascono anche nel paese, nel borgo più periferico della Toscana, gli stessi diritti e le stesse opportunità di un bimbo che nasce nel centro della Toscana, e dobbiamo perseguirlo con forza, anzi accelerando anche nei prossimi mesi. Il nostro è un giudizio negativo, non disconosciamo il tema Covid, sicuramente ha dominato nella prima parte della legislatura, ma rispetto alle promesse fatte, rispetto alle risorse a disposizione, rispetto anche allo stesso PD che ha una maggioranza di fatto assoluta all'interno del Consiglio regionale, poche sono le leggi che sono state fatte, poche le riforme strutturali, pochissime le opere pubbliche fino ad oggi portate a termine. Molti annunci, molte conferenze stampa, molti chilometri percorsi, ma veramente poche sono le notizie positive per i cittadini toscani. Un giudizio alquanto deludente, fatto esclusivamente di slogan: si promettono 100.000 posti di lavoro e soprattutto si dice che andremo successivamente a visitare tutti gli ospedali per verificare le carenze, soprattutto nei pronti soccorso. Ecco, noi questa visita come gruppo Lega l'abbiamo già fatta, abbiamo già perlustrato e analizzato tantissimi pronti soccorsi della Toscana, direi quasi tutti, e potremmo noi fare una relazione al Presidente Giani di quanto siano in difficoltà in medicina d'urgenza i nostri medici, i nostri infermieri, le nostre ossa all'interno di pronto soccorso della Toscana. Basta slogan, ormai 2 anni e mezzo di giunta sono già passati, ci aspettiamo delle risposte non per noi ma per tutti i cittadini toscani. Addirittura il Presidente Giani si spinge oltre, va al 2030, dando già per scontato la sua rielezione. Ecco, di questo noi non siamo per niente convinti, come Centrodestra Unita siamo pronti nel 2025 a governare la Toscana. A nostro avviso il giudizio è negativo. A sua scusante possiamo dire che è entrato in un momento come la ripresa della seconda ondata del Covid, che certamente non lo ha aiutato, e questo bisogna dargliene atto.
attualmente, ma alla fine della pandemia, la sua direzione è sicuramente contraria a tutta la nostra visione politica, una visione neoliberista, volta soprattutto alla realizzazione di grandi opere, a nostro avviso assolutamente non condivisibile, a cominciare dall'aeroporto, che oggi ha ribadito in aula essere tra le sue principali priorità. Come non abbiamo assolutamente niente in comune, abbiamo visto il disastro anche della sanità pubblica, che non è assolutamente aiutata, colpa anche del governo Meloni, sì, però probabilmente si potrebbero fare delle scelte diverse. Mi riferisco anche alla dismissione di tutti gli ospedali periferici, iniziata dal Enrico Rossi e sicuramente non ostacolata dal presidente Giani. È stata inaugurata presso lo spazio espositivo Carlo Azeglio Ciampi la mostra dedicata a Franco Bulletti, Lo spazio, il tempo, Leonardo. Franco Bulletti, nato a Firenze nel 1925, ha frequentato l'Istituto d'Arte intorno agli anni 40, è stato anche direttore artistico e consulente per la grafica presso la casa editrice Giunti Editori di Firenze. L'artista è scomparso nel 2018 e questa sua mostra, molto interessante con tutti i suoi quadri, è visitabile gratuitamente fino al prossimo 1° aprile. Una mostra dedicata a Franco Bulletti, fiorentino di Firenze, un artista che trova spazio, continua a vivere insieme a noi in un ambiente straordinario, quello del Consiglio regionale. Per questo l'Ufficio di Presidenza, su mia proposta, ha voluto in questo periodo esporre ovviamente le sue opere. Per noi è un motivo di orgoglio, di soddisfazione dare lo spazio del Consiglio regionale a grandi artisti toscani, in questo caso a un grande artista fiorentino, e da parte mia tutta l'onere e l'onore di poter fare il taglio del nastro in queste che sono delle sale delle esposizioni sulle quali il Consiglio regionale ha investito negli anni e che oggi devono essere sempre di più casa dei toscani. Mio padre è mancato già da qualche anno e questa è la prima mostra dopo, quindi la sua morte. Mi piace particolarmente perché ci sono alcuni quadri che non sono mai stati esposti e quindi questa è stata l'occasione importante per poterli esporre. Quadri come questi che vedete dietro di me, che marcano anche un passaggio stilistico dalle velature con le carte giapponesi che aveva usato per tanti anni a una pittura più materica con delle forme pur sempre geometriche, ma che ricordano più figurativamente elementi anche di architettura senza tempo. E quindi ecco, è stato veramente un'occasione, questa è stata è un'occasione per poter mostrare anche questi ultimi lavori. Franco Bulletti è stato un grande artista e anche un grande uomo, che non è così automatico, soprattutto negli artisti del nostro secolo e del Novecento. Lui era un uomo veramente molto intelligente, molto razionale, lo si vede proprio da queste opere dove ha inserito dei piccoli frammenti di fogli da Leonardo da Vinci. C'è un motivo, perché lui era un grandissimo grafico e art director, quindi un uomo molto poliedrico, e quando dipingeva si ricordava di quello che aveva fatto per i manoscritti di Leonardo, che sono stati editi in facsimile anche grazie a lui come art director. Quindi ritagliava queste prove come vedete qui, per esempio, delle prove che noi usavamo poi nell'editoria per pubblicare i facsimili di Leonardo, e li inseriva però in un modo assolutamente unico, con una grande idea della spazialità e della geometria, che è straordinaria, anche un grande senso della materia, dei colori, che poi negli ultimi tempi ha trasformato anche usando dei materiali diversi come la sabbia. Bulletti impostava con il suo rigore, con la sua professionalità, con quella matematica, quella geometria, quella soprattutto sezione aurea, impostava sia i suoi quadri sia la grafica dei libri, la realizzazione degli infiniti libri per l'editore Giunti.
In tutto questo ha sempre mantenuto caratteristiche umane, sostanziali, profondamente di una qualità che mirava anche alla ricerca di una qualità estetica. Ed è tutto per questo nostro appuntamento con Dentro il Consiglio. Vi ricordo per tutti gli aggiornamenti, le informazioni www.inconsiglio.it. Io vi aspetto come sempre qua tra 7 giorni Dentro il Consiglio.